sì, in realtà io non vorrei neanche intervenire in questa polemica, ma mi sono trascinato per i capelli e quindi a tutela della dignità mia personale, del ruolo che svolgo, ma anche di tutti quanti gli operatori che con me condividono questo cammino, questo servizio che forniamo, cioè l'istruzione nel sistema ordinamentale statale. Ho il dovere di chiarire alcune cose in seguito a questo caos che ha voluto sviluppare qualcuno. Mi riferisco sicuramente in primis al signor Sergio Versicchio, che proprio stamattina ha pubblicato l'ennesimo vaniloquio su un suo blog, credo, non so. È vero, Vessicchio ieri è venuto qui a scuola cercando di entrare e presenziare alla manifestazione che si è tenuta con la presenza e la partecipazione di illustrissimi relatori. Basti pensare che c'era il Gabriele Gravina, che è il presidente nazionale della FIGC e il vicepresidente della UEFA, c'era la consigliera, la dottoressa Maria Rita Ciardi, c'era il presidente del Rotary Giuseppe Metrano e c'era ancor più il procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo. Dunque una manifestazione importante, una giornata di festa per la scuola che Vessicchio almeno in parte è riuscito un po' a turbare. Perché? Perché si è presentato cercando di entrare a questa manifestazione che non era affatto pubblica, ma si è presentato peggio ancora, senza esibire alcun documento che lo accreditasse come giornalista, oppure alcun distintivo di qualche testata giornalistica. E, tra l'altro, io non ne ho conoscenza personale, ma ricordo bene che questo signore è assurto agli onori della cronaca nazionale e penso che in seguito a quell'episodio sia stato addirittura sospeso dall'albo dei giornalisti e dei pubblicisti, quindi credo che non eserciti questo tipo di professione, faccia altro, almeno questo. Mi pare di capire perché, come tutti quanti ricorderete, in occasione di un incontro, di un match calcistico, ebbe a dire che una donna in campo nella funzione di guardialine era uno schifo, che il calcio così era impresentabile e bla bla bla, cioè esattamente il contrario del fair play che ieri mattina qua gli illustri relatori e gli illustri ospiti hanno voluto affermare per dare un segno tangibile ai nostri ragazzi che pure hanno assistito alla manifestazione. Questo signore si è presentato, poi quando non ha potuto entrare, non è stato ammesso, è rimasto sullo scalone di ingresso a inveire, sempre con la pretesa di entrare, a inveire e addirittura giungendo a delle offese di fronte a decine di persone, e non solo a me, mi ha appellato despota, fascista e bla 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 e anche altro. Naturalmente questo, cioè, non è oggetto di questa comunicazione, si vedrà, gli avvocati vedranno di tutelare l'immagine e la dignità mia personale e di altri in sede giudiziaria perché abbiamo sporto querela e sporgeremo querela a chiunque si permetta di prendersi delle libertà che sono lesive della dignità degli altri. Abbiamo avuto rispetto per tutti, ne abbiamo anche per Sergio Vessicchio, lo accoglieremo laddove possibile nelle prossime manifestazioni, in quella non era invitata, non poteva essere ammesso. E non poteva essere ammesso perché l'evento era un evento a invito chiuso, era una lista di partecipanti chiusa e solo quei partecipanti invitati, peraltro non da me, come dirò poi, ha potuto prendere parte. Per inciso, voglio pure ricordare che nessuna testata giornalistica, nessun
giornalista o sedicente tale ha mai contattato questa scuola nei giorni precedenti per accreditarsi oppure per chiedere notizie dell'evento, evento che poi peraltro, proprio perché non era pubblico, non era stato pubblicizzato né con manifesti né con locandine né con altro. E perché poi è scattata anche questa previdenza oculata e non soltanto da parte mia? Guardate, Vessicchio il 17 aprile, credo, ha accolto alla stazione di Agropoli il presidente Gravina con un'azione che è un po' discutibile, credo, se è vero come è vero, e le immagini parlano chiaro, che Gravina se ne è avuto a male ed è risultato insolentito, tanto che di non insolentirlo, di essere educato, e ha esplicitamente detto che con lui non voleva parlare. Presidente, buonasera, una battuta. I tifosi della Juventus sono un po' preoccupati. No, io devo parlare di altre cose oggi. Sì, le volevo dire, Presidente. Io sto per altre cose. Lo so, sta per un convegno. Ma perché secondo lei, Presidente, il mondo Juve ce l'ha con lei? Ma si salva sta Juve, lo mandiamo in Serie B? Cercavo di essere persone serie, la prego. Parliamo di cose serie. Ma credo che la Juventus sia una società seria, però. Molto seria, è un bel modello. Però non ho nessuna intenzione di parlare con lei. Lei ha ragione, Presidente. No, ho nessuna intenzione di parlare con lei. E si è educato, va bene? Grazie. Un'altra battuta. Lei sulla manovra stipendi... Deve smettere, mi deve lasciare in pace. Ma chiaro? Lei sulla manovra stipendi ha detto che... Tutto questo è successo un mese prima, il 17 aprile. Ma d'altra parte, Gravina stesso, almeno qua, nella parte mattutina di questa sua visita cilentana, non ha poi rilasciato interviste neanche fuori della scuola, non ha voluto rilasciare interviste, e dunque abbiamo tutelato anche questa sua volontà del nostro illustre ospite, che la presenza di Vessicchio avesse potuto turbare poi la manifestazione se egli fosse stato ammesso era già in nuce, già annunciato peraltro anche da un articolo che egli stesso pubblicava su un suo blog la mattina stesso, prima ancora che la manifestazione iniziasse, e di cui credo abbia trasmesso un'immagine la Procura Federale. Intanto la redazione può darne contezza, in cui il titolo urlava che Gravina arriva a Valle d'Agropoli tra le polemiche. A manifestazione non ancora cominciata, Gravina non era sceso dal treno e già c'erano polemiche. Se poi per polemiche lui volesse intendere, volesse alludere a polemiche che poi lui immaginava ci sarebbero state di sera ad Agropoli, dove l'evento invece era pubblico, questo non lo so, mi pare che poi queste polemiche non ci sono neanche state, quindi non mi pare neanche tanto veritiero. D'altra parte il lead stesso mi pare che confligga con il seguito dell'articolo, questo lo dico non tanto perché è una reminiscenza, io sono stato più di 10 anni a lavorare all'Università di Salerno e tra l'altro sono stato, oltre che alla cattedra di linguistica e sociolinguistica, cultore presso teorie e tecniche del linguaggio giornalistico con il professore Gravagnolo. I più brillanti professionisti che all'epoca erano ragazzi di Salerno di oggi li conosco tutti, mi conoscono tutti, e questo lead lo trovo un poco arbitrario come attacco, ma non è che voglio fare le pulci a questo aspetto. Dico però che lui si è presentato da sconosciuto, né io sapevo, come forse devo supporre e devo inferire dai fatti, che lui fosse l'emissario, l'incaricato, non so come chiamarlo, il reporter di Set TV, che però non ho sentito direttamente, che non lo so, ma seppure fosse, ecco, seppure fosse venuto in quella veste,
la cosa sarebbe stata addirittura un aggravante, perché io lo voglio dire francamente, quindi a tutti, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, e vorrei che finalmente ci fosse un'autorità che ponga chiarezza alle cose, facendo risaltare la verità e non la confusione. Sette TV, noi, io ho anche un'altra scuola, dirigo in reggenza la direzione didattica Aldo Moro, presso la quale sono stato titolare per 3 anni nello scorso triennio, adesso qua compio il triennio al Cenni Marconi. Bene, la direzione didattica Aldo Moro è stata invitata lo scorso 4 novembre dall'amministrazione comunale di Vallo della Lucania a partecipare a una manifestazione commemorativa in pubblica piazza, piazza Vittorio Emanuele, davanti al monumento dedicato ai caduti, e noi abbiamo mandato delle scolaresche, tutte con il grembiulino uguale, tutte con felici questi bambini con le bandierine dell'Italia, tutti che conoscevano l'inno, il canto degli italiani a memoria in tutte le sue strofe, questi bambini emozionatissimi che hanno partecipato a una manifestazione che ha visto partecipazione non solo di cittadinanza, ma anche di tutte quante le autorità cittadine, ecclesiastiche, militari, chi più ne ha più ne metta. Bene, in quella occasione un insegnante dell'Aldo Moro che accompagnava i suoi bambini della propria scolaresca è stata aggredita con un calcio da un'operatrice di Set TV, tant'è che ci sta un procedimento giudiziario. Io come preside ne sono venuto a conoscenza, pur avendo partecipato alla manifestazione, ma dalla quale mi sono allontanato prima, un po' prima, ne sono venuto a conoscenza per dovere d'ufficio. Beh, non mi pare che io possa affidare o mandare dei bambini, dei ragazzi e poi riceverne questo tipo di aggressione, addirittura fisica, che avrebbe potuto comportare anche che quella scolaresca fosse rimasta senza guida se quell'insegnante, prima di recarsi al pronto soccorso, dove poi ha avuto una prognosi abbastanza severa, non li avesse riaccompagnati a casa loro, perché la scuola è la casa dei bambini, quella la direzione didattica, e questa scuola non è la casa di Vessicchio, non è la casa mia, non è la casa di Sette TV, è la casa dei giovani. Dei giovani ai quali occorrerebbe andare a chiedere come è diretta la scuola prima di scrivere sciocchezze, i quali andrebbero intervistati prima di scrivere sciocchezze, perché li, potrebbero anche reagire in malo modo a articoli di questo tipo che turbano la serenità di una comunità intera. Non la mia, perché già mi permettetemi di dire che non mi sento né superiore né inferiore né a Sette TV né a Vessi, ma mi sento lontano, sicuramente lontano, quindi non mi turba la serenità. Sette TV, e me lo ha ricordato Vessicchio stesso stamattina pubblicando un suo sciocchezzaio, la questione del presepe cavalcata da lui e da Sette TV in maniera immonda, ignobile, sul nulla, sul falso, così come poi ne sono venute altri di articoli, atti di bullismo all'Aldo Moro non rispondendo assolutamente a niente e via dicendo. Ma restringendomi all'evento di ieri quindi recuperando il sorriso, perché la manifestazione è stata un successo, la manifestazione è stata, ha reso orgogliosi di Vallo e del Cenni i nostri studenti, e questo è il successo migliore che potevamo conseguire al di là di tutto. Ma quindi restringendoci per salutarci a cose belle, ripeto che l'evento era privato, tanto privato, cioè non era un cinema, non era un teatro, come è stato l'evento che Gravina ha promosso ieri sera ad Agropoli al teatro. No, era un evento interno alla scuola. Tanto è vero che nessun manifesto è stato affisso per le vie del paese. Nessuno. Forse c'è stato un tam tam
forse anche improprio fra qualche giornalista vero magari e altri, ma noi non l'abbiamo pubblicizzata perché era un fatto nostro interno e più che nostro, e qua puntualizzo, era un fatto del Rotary. Bene, io sono anche amico col presidente del Rotary, il dottore Giuseppe Metrano, ma sono amico non solo io personalmente, è amica la scuola, è amica l'istituzione, non di Giuseppe Metrano ma del Rotary e di tutte quante le altre associazioni che svolgono attività nel campo del sociale. Tutti quanti gli stakeholders presenti nel territorio prima o poi interagiscono con la scuola, noi ne siamo lieti felici fa parte della nostra missione. L'evento era del Rotary, il quale ci ha chiesto in uso dei locali, ci ha dato una lista chiusa di invitati e attenzione, attenzione, il Rotary ci ha detto che aveva venduto l'esclusiva a una testata giornalistica che è Info Cilento e che quindi nessun'altra testata giornalistica, nessun altro giornalista, ammesso che fossero giornalisti, poteva entrare a fare riprese o interviste. Questo perché io non sono entrato nel particolare, però perché immagino, come immaginate tutti voi, cari amici, che Info Cilento sia stato lo sponsor, vale a dire che abbia coperto le spese di questa iniziativa verso il Rotary. Lo immagino, non ne sono certo, però il Rotary mi ha detto che aveva venduto l'esclusiva e dunque che non ci potevano essere altre intrusioni, tanto è vero che io, sollecitato da altre testate giornalistiche, anche la sera prima ho detto: guardate, chiedete il permesso a Rotary. E per esempio la vostra stessa emittente mi ha compulsato in tal senso e io ho dovuto rispondere: no, per me potevate venire, ma dovete avere preventivo assenso da parte del Rotary. Il quale era coperto nelle spese organizzative evidentemente da Info Cilento e quindi non avrebbe potuto neanche concedere. Ma questa esclusiva a Info Cilento è servita e ha fatto gioco anche alla scuola. Perché? Perché una sola emittente controllata con cavalletto fisso ha potuto garantire, almeno nelle disposizioni che io stesso e tutti quanti i miei collaboratori avevamo dato, avrebbe potuto garantire che non fosse fatta nessuna ripresa del viso dei ragazzi partecipanti, perché tra loro ci poteva essere qualche minorenne, perché non avevamo la liberatoria, perché la presenza di Info Cilento l'abbiamo saputa un po' tardi e quindi non ce la siamo procurata, e perché non volevamo che i ragazzi fossero esposti a quello che poi è successo, cioè a queste polemiche che sono la riprova del fatto che abbiamo agito cum grano salis, non solo con la prudenza solita ma anche con diligenza e vorrei dire preveggenza. E perché c'erano i ragazzi? C'erano perché quando abbiamo concretizzato questa intesa con il Rotary abbiamo pensato di farne tesoro per la scuola, cioè di non mettere semplicemente a disposizione di questa associazione, come facciamo per tutte le associazioni che ce lo chiedono, la struttura, ma di approfittarne noi come scuole e offrire ai nostri ragazzi l'opportunità assolutamente straordinaria di confrontarsi con personaggi di primo piano, lasciando perdere anche lo specifico taglio calcistico, a tacere di tutto basta dire che c'era il procuratore capo della Procura della Repubblica. Quindi noi questo abbiamo inteso offrire ai nostri ragazzi, come e perché, giacché mi spiega ancora meglio, oltre alla lista chiusa di invitati del Rotary cui mi riferivo prima, ci sono state alcune classi presenti in Aula Magna che hanno potuto fruire di questo incontro meraviglioso che poi c'è stato. Quali classi e perché?
le classi interessate dal PCTO. Che cos'è il PCTO? Il PCTO è un percorso di competenze trasversali e orientamento che, con il quale il Ministero ha sostituito quello che una volta era l'ASL, vale a dire l'alternanza scuola-lavoro, che siccome aveva dato problemi, e voi ricorderete tutti quelle tremende notizie di sciagure che sono successe, poche, sporadiche, ma pur sempre terribili, quando alcuni ragazzi si sono recati in varie officine, aziende, opifici, ebbene il Ministero ha inteso creare questi percorsi sostitutivi di quelli, senza mandare più i ragazzi a fare questi tirocini lavorativi. Nel PCTO di quest'anno alcune classi, quelle inerite appunto e presenti ieri, credo che sia il corso AFM, cioè Amministrazione, Finanza e Marketing, hanno assistito come lezione finale del proprio PCTO. La lezione finale è perché? Perché bisogna necessariamente organizzare, fruire e somministrare, fruire dal lato degli studenti e somministrare dal lato dei docenti, 150 ore di PCTO nel triennio. Quelle classi hanno concluso queste 150 ore o in quota parte le ore che gli spettavano ieri, assistendo volentieri con un entusiasmo che è stato avvertito anche dai relatori, perché vi ha accennato più volte Gravina, che è rimasto anche lui contento, ammaliato da questi giovani, dalla gioventù, dall'entusiasmo, dall'allegria di questi giovani, e quindi abbiamo praticamente tesaurizzato l'iniziativa, la proposta del Rotary, facendola valere anche come PCTO, un PCTO che non si sarebbe potuto concludere in quel modo perché le nostre forze non sarebbero state mai bastevoli a portare personaggi di tale spicco a poter colloquiare con i ragazzi. Quindi noi dobbiamo anche ringraziare il Rotary, il quale peraltro mi risulta ha fatto un comunicato di smentita a questi articoli e a questo vittimismo che lì sottende, e così come credo voglia fare il Comune di Vallo della Lucania, e se non il Comune sicuramente l'assessore all'istruzione di Vallo della Lucania, perché è inconcepibile essere sbattuti sul giornale addirittura con una foto per aver fatto diligentemente il nostro lavoro, cioè per aver offerto ai nostri ragazzi un'opportunità di crescita straordinaria. Ma torno e chiudo proprio all'evento. Noi non avevamo neanche, dicevo prima, la liberatoria per le riprese televisive. Cioè nessuno ci ha firmato niente. Addirittura finanche i relatori avrebbero potuto far valere il fatto che sono venuti in un luogo privato e sarebbero stati ripresi pubblicamente. Quindi pensate i minori che noi dobbiamo tutelare. La privacy ci impone di non pubblicare neanche l'elenco delle classi se non per iniziali puntate. Pensate voi che sarebbe successo le intenzioni che lasciava presagire il Signore non erano delle più fauste per l'iniziativa. Tra l'altro, l'incontro si è concluso senza alcun intervento. È stata una lectio magistralis bellissima, sia da parte del procuratore che da parte di Gravina, magistralmente coordinati proprio dall'assessore all'istruzione e introdotti da una serie di altre persone che hanno voluto tributare il proprio saluto a relatori tanto illustri. Quindi una giornata di festa, una giornata di comunicazione, una giornata in cui la comunità educante si ritrova guastata, almeno in parte, dall'inopportunità di alcuni comportamenti. Allora, io non pretendo, e nessuno dei miei collaboratori che lavora ben altro che 8 ore al giorno, non pretendiamo, perché noi questo non pretendiamo alcun ringraziamento, perché questo lavoro lo si fa per senso del dovere e per soddisfare innanzitutto la propria dignità. Quindi nessun ringraziamento, ma lasciateci almeno in pace,
basta, basta, sarete querelati se ci offendete, basta, adesso non possiamo sopportare più. Nel nome della tutela non solo personale ma anche delle cose, non potete scherzare, come noi non veniamo a scherzare con voi o contro di voi. Rispetto, e il rispetto lo dico sempre, è una cosa reciproca, è un sinallagma. Se tu mi rispetti io ti rispetto, bene, allora si chiama rispetto, ma se io ti rispetto si chiama soggezione se tu non me lo ricambi. E questo è, e questo bisogna capire. La scuola funziona e funziona benissimo. La scuola ha fatto una serie di iniziative, peraltro proprio quest'anno, curate proprio dalla responsabile del PCTO, in cui abbiamo erogato dei corsi addirittura di difesa personale, che hanno lasciato famiglie e discenti entusiasti della cosa. Abbiamo 2 giorni fa, prima che venisse Gravina, abbiamo ospitato il massimo esponente di finanziamenti europei, italiano, Mario Schember. Nessuno ha detto una parola, però c'erano le scuole della provincia di Salerno, cioè i presidi si sono scomodati per venire a Vallo della Lucania. Ripeto, non un ringraziamento, ma lasciateci lavorare in pace. Ieri mattina nella sede Cenni dell'Istituto Cenni Marconi si è tenuta una lezione conclusiva del PCTO, del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, con ospiti illustri, con il presidente Gabriele Gravina, con il procuratore capo, il dottor Antonio Ricci, e alla presenza delle istituzioni locali, i cosiddetti padroni di casa, quindi il sindaco del comune, il delegato del presidente della provincia e alcuni ospiti espressamente scelti ed invitati dal Rotary Club di Vallo della Lucania, che ha organizzato la manifestazione. Era, è ed è stato individuato il Cenni perché i ragazzi dei corsi AFM, e cioè Amministrazione, Finanza e Marketing, e SIA, Sistemi Informatici Applicati, hanno svolto durante il triennio dei percorsi di approfondimento delle tematiche relative al doping finanziario, alla corruzione e soprattutto percorsi di educazione civica sul fair play, ossia sul comportamento moralmente ed eticamente corretto. Io, in quanto docente dell'Istituto Cenni Marconi, collaboratrice del DS, il professor Nicola Iavarone, ho partecipato all'organizzazione didattica dell'evento che, come ho detto, era stato organizzato esclusivamente dal Rotary. Rotary che ha anche concluso, come ci è stato poi successivamente detto, un contratto di esclusiva con l'emittente Infocilento, ovviamente emittente che aveva accettato le indicazioni derivanti dal dirigente e da noi stessi collaboratori, e cioè circa la necessità di lavorare con un cavalletto fisso alle spalle degli studenti, quindi un cavalletto che riprendesse i ragazzi da tergo e che riprendesse invece il tavolo dei relatori. Era stato vietato qualsiasi tipo di dibattito tra giornalisti e relatori, qualsiasi forma di interazione tra i giornalisti e gli studenti, alcuni dei quali minorenni, perché i ragazzi di terza e di quarta sono ancora quasi tutti minorenni. L'evento ha avuto modo di essere, quindi è stato possibile realizzare questo evento solo grazie al Rotary di Vallo della Lucania, che con le sue risorse, non solo economiche ma anche di conoscenza, ha portato delle personalità illustri a Vallo, mentre per quanto riguarda il procuratore capo spesso
si reca nelle scuole proprio per la sua ferma volontà di fare didattica facendo comprendere ai ragazzi il lavoro nelle procure, nel tribunale, proprio quello che si chiama il diritto vivente, perché il procuratore tiene molto a portare avanti, a spiegare il concetto di legalità in prima persona, quindi dimostrando, spiegando cosa fa, come lo fa e come si applicano le norme nella quotidianità, quindi nei contesti sociali nei quali i nostri ragazzi all'indomani dalla fuoriuscita dal percorso scolastico dovranno vivere. Ieri mattina purtroppo quello che era un evento privato, privatissimo, noi stessi, come tra l'altro ha scritto il signor Vessicchio, non so se sia giornalista o meno, ma comunque il signor Vessicchio, io avevo una lista, un elenco in mano. Beh, quale prova migliore che il dirigente e il suo collaboratore, in questo caso io, non conoscessimo neanche il nome degli invitati. Se l'avessimo saputo non avremmo bisogno di alcuna lista in mano, quindi noi non eravamo a conoscenza. E del resto gli ospiti non erano cittadini che non avevano motivo di entrare o semplici curiosi. Il Rotary ha invitato, perché poi ovviamente ne abbiamo parlato e ne siamo venuti a conoscenza anche vedendoli fisicamente gli invitati, il Rotary ha invitato le istituzioni, Comune di Vallo, del quale io faccio parte come assessore, per di più con delega all'istruzione, e forse anche per questo sono stata individuata con mio grande piacere come moderatrice dell'evento. Avrei preferito, ecco anche questa è un'altra prova dell'organizzazione del Rotary, avrei preferito che sul manifesto, sulla locandina, venisse indicata non solo come avvocato e come assessore, ma anche come docente, perché è la mia anima ed è il mio ruolo in questa scuola. Quindi avrei preferito. Ma poiché non l'abbiamo fatto noi, poiché non abbiamo organizzato noi, anche la stessa dicitura non è stata concordata. In ogni caso, ieri mattina si è realizzato nella prima parte della mattinata, quando eravamo tutti in trepidante attesa per l'arrivo dei nostri ospiti, quando i ragazzi formati sull'evento, tutti attenti, non abbiamo prove per dire questo, ma c'erano i presenti a poterlo confermare, i ragazzi sono stati fermi, immobili, cosa non usuale per dei ragazzi, non sono usciti per andare in bagno, non hanno utilizzato il cellulare, sono stati completamente presi dai relatori. Inutile parlare della lectio magistralis del procuratore, che come al solito incanta i ragazzi e incanta i presenti, e delle parole del presidente Gravina, che ha fatto toccare con mano cosa significa il fair play, cosa significa la correttezza. Ma tornando alle polemiche, tornando alla prima parte della mattinata, si è presentato il signor Vessicchio con un ragazzo munito di cellulare. Non aveva alcun segno distintivo, non si è presentato come giornalista, reporter, inviato o quant'altro di alcuna emittente. Noi onestamente di persona non lo conoscevamo, né ha mostrato una carta d'identità per dire sì, io sono Sergio Vessicchio, ma in ogni caso non era né nella lista degli invitati che abbiamo spulciato davanti a lui, proprio perché non vi era nessuna preclusione. Abbiamo spulciato nella lista e nella lista non compariva il suo nome. Non si era accreditato, non ha detto di venire per nome, in nome di o di che cosa o a che titolo, era semplicemente una persona che voleva entrare in quel momento.
poi ha iniziato a offendere, poi ha iniziato a dire che fosse un giornalista, poi ha iniziato a dare del fascista al dirigente, a me che come docente, prima ancora che come assessore all'istruzione, stavamo semplicemente cercando di capire cosa fare e come farlo al meglio, tanto che il dirigente espressamente, proprio a voler dimostrare la sua anche volontà di non limitare in alcun modo l'informazione, gli aveva concesso di rimanere al di fuori della scuola, sulle scale che sono comunque pertinenza della scuola, quindi gli ha concesso tecnicamente di stare a scuola e di fare le interviste, tutte le interviste del caso, a tutti gli ospiti che ovviamente avessero dato il consenso, al di fuori, quindi sulla scala, con lo sfondo della scuola, ma in un momento successivo, e quando dopo l'uscita da scuola dei ragazzi. Il signor Vessicchio, alla presenza dei vigili, alla presenza di altri testimoni, del dirigente, dei collaboratori scolastici, ha detto: non sono venuto per fare interviste. Nel frattempo la Procura federale aveva mandato, tramite al presidente del Rotary, che riveste anche incarichi nella Procura federale, aveva mandato un articolo nel quale il signor Vessicchio paventava la possibilità di contestazioni contro Gravina. Ma nonostante ciò, il nostro unico pensiero, e dico unico perché parlo come ovviamente collaboratore del dirigente, ma parlo anche come assessore alla pubblica istruzione, il nostro unico pensiero era quello di tutelare i nostri ragazzi. Tutelare da chi? Non dal signor Vessicchio, perché magari non lo avrebbe fatto, non l'avrebbe detto, ci mancherebbe, ma tutelare la loro serenità. Loro stavano facendo un'attività didattica. Sapevano che sarebbero stati, perché hanno visto il cavalletto posizionarsi, sapevano che sarebbero stati ripresi alle spalle da una emittente, che non vi sarebbe stato spazio per domande, e sono rimasti seduti, attenti ad ascoltare. Quella serenità sarebbe stata turbata da qualsiasi intervento. All'esito dell'incontro, i ragazzi con i docenti accompagnatori hanno lasciato la scuola, il Rotary ha concluso la parte rotariana della manifestazione, conferendo al presidente Gravina l'onorificenza di socio onorario del Rotary, motivo per il quale sono stati invitati determinati soggetti, cioè soci del Rotary, past president del Rotary, presidente incoming del Rotary. Questi erano gli invitati, perché non era una manifestazione al pubblico. La scuola ha semplicemente accettato, a fronte del grande servizio offerto ai ragazzi, cioè quello di portare delle personalità di spicco nella nostra scuola, una scuola di periferia, di un paese di periferia, di una provincia bistrattata, ebbene, a fronte di questo dono che è stato fatto ai nostri ragazzi, abbiamo accettato di far partecipare alla lezione anche dei soci del Rotary, che senza la presenza dei ragazzi hanno ultimato la loro cerimonia e sono andati via. Questo viene visto dal signor Vessicchio come ritornare al Medioevo, come impedire alla stampa il diritto di informazione, imbavagliare l'informazione, e noi sciagurati tre della piazza, ossia il dirigente, il presidente Ametrano e l'assessore alla pubblica istruzione, siamo diventati gli orchi della situazione. Io sono mamma di un ragazzo che frequenta il liceo. Se mio figlio in qualsiasi modo fosse stato messo la sua integrità
morale e psichica fosse stata messa a repentaglio da un evento del genere, avrei querelato la scuola. Chi ci dice che i genitori dei nostri alunni non avrebbero fatto lo stesso? Io, mamma, porto a scuola mio figlio, convinta, certa del valore educativo dell'istituzione scolastica e convinta e certa che mio figlio sia al sicuro a scuola. E potrebbe capitare che in un legittimo scambio di battute con qualsiasi giornalista, accreditato, non accreditato, sospeso, non sospeso, il migliore del mondo o il peggiore del mondo, non mi riguarda, magari qualsiasi scambio irruento avrebbe potuto mettere a rischio la serenità di mio figlio e io avrei reagito di conseguenza. Noi da mamme e da padri abbiamo pensato a quei genitori, abbiamo pensato ai nostri alunni e per questo stamattina siamo sulle pagine dei giornali. Io ritengo che non ci sia neanche da giustificarsi. I giornalisti avrebbero potuto chiedere di venire, avrebbero potuto, e magari con il consenso del Rotary, perché ribadisco, non eravamo noi certo ad avere concluso nessuna esclusiva con nessuno, noi siamo scuola pubblica, quindi dove entra uno entrano 100, dove entra uno entrano tutti, però non essendo una manifestazione pubblica, essendo una manifestazione del Rotary, abbiamo accettato questa partecipazione di Infocilento. Ma poiché non è pervenuta, e c'è la PEC, c'è il protocollo che fa fede, non è pervenuta alcuna richiesta di accredito da parte di altri giornalisti, non so proprio cosa abbiamo vietato. Certamente avremmo potuto far entrare chiunque ovviamente fosse munito di regolare tesserino, ma previa sottoscrizione di un accordo a tutela dei nostri alunni. Questo accordo preventivo non c'è stato semplicemente perché nessuno lo ha richiesto. Questo è tutto.